Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di F1 Manager 22. Subito l'ho voluto riportare perché, a dirvi la sincerissima verità, mi ha fatto una buonissima impressione. Se non si fosse capito dal primo video, sono curioso di spulciarlo ancora, perché ci mancano due turni di qualifiche, i più belli, soprattutto nella Q3. Vedremo di concentrarci e lavorare per bene, ammesso che comunque ci arriviamo con facilità, giusto? Poi voglio proprio vedere come funziona la gara, ora che abbiamo deciso di affidare la gestione Ferrari ad una squadra un po' più malavitosa di Gigino e compagnia, e vediamo se fanno meglio o se anche loro riescono ad inventarsi dei pit stop inutili solamente per perdere una posizione, sperando in un giro veloce che la Red Bull ti fa anche coi cerchioni. Bravi! Gigino vuole cambiare le cose qui a Malavitello, è il nuovo centro. Proprio per questo non perderemo altro tempo, se non, ma non è perso quel tempo, aggiungere a questo clima di novità un'altra bellissima novità, la nuova Level Up Cactus Ice, gusto arancia, limone e fragola. Esce oggi, ovvero lunedì 29 agosto alle ore 18, e come sempre si porta una super promo del 30% di sconto con codice NU all'acquisto. Buono l'odore! In Ferrari servirebbe proprio una bella level upina che aiuta un pochettino il cervello a focussarsi sul lavoro. Noi già le beviamo, quindi siamo avvantaggiati. Arancia, fragole e limone, abbiamo detto. Non prevale nessuno ed è buono tutto l'insieme. Dolce però fantastico, l'arancia, diciamo che poi arancia e limone, l'agrumato finale che non disturba, ecco, perché poi il troppo dolce magari non è buono, invece questo sì. Ottimo ragazzi, ricordatevi, da oggi al 18 30% codice NU su Level Up. Andiamo in qualifica. Le vetture c'erano, quindi andavano forte. Dunque proverei a non toccarle, vediamo se Sainz riesce a fare un giro pulito, magari dobbiamo essere anche noi bravi. Certo che lo farò, scusi, Radio check, ok. Per Carletto. Andiamo direttamente alla Q3, ragazzi, che poi c'è la gara, è lunga. I risultati delle Q2 ci dicono che Verstappen è stato più veloce 1:30:08 a un decimo, abbondantino. In entrambe, diciamo, le Ferrari sono lì 39:39. Ma si lavora soprattutto per la Q3, dove conta veramente fare la griglia. Certo è che avevamo visto all'inizio i valori delle scuderie un po' strambi, ma vedo che sono realistiche le prestazioni. Vedete per esempio la Mercedes, Verstappen fortissimo, quindi ci ritroviamo abbastanza con la realtà. Poi ovviamente tutto a vedere, solo la prima gara. Buona la fiducia, diciamo che sul verde va bene. Io onestamente ancora non me la sento di fare modifiche invasive all'assetto, perché sono sui gestionali, così sono abbastanza nabbo, ma mi sembra tutto bene. Andiamo a vedere le Q3. Che bello ragazzi sto gioco. Allora, facciamo uscire Sainz e subito poco dopo Leclerc, ma giusto che non si ostacolino. Attenzione perché è uscita anche una Red Bull in mezzo alle due Ferrari. Questo sarà da monitorare. Si tratta di... no, è Perez. Eccolo qua, col numero 11 esce lui. Praticamente Sainz è già in pista in curva 2. 1. Leclerc ora in uscita dai box e si porta dietro anche l'Alpine di... Alonso, no, Ocon. Entrambe nel Q3. Qui ragazzi, poi in gara proviamo la modalità manuale, perché bisogna gestire... qui non ha senso perché tanto è full push, no? Quindi è inutile, cioè metti lì, metti tutto al massimo, hai fatto. Quindi, beh, cazzi. Però in gara è importante la modalità manuale, perché puoi fare tante belle cose. Vediamo il primo in pista, che è Sainz, anche se non sarebbe male dare una sbirciata da qui mentre si lanciano, per capire le condizioni di traffico come saranno. Perché adesso usciranno tutti gli altri, ma vanno piano perché si devono lanciare. Ho notato che questo gioco purtroppo esiste un ostruzionismo abbastanza importante. Vediamo come passano Sainz, Perez, dai Leclerc passa, Hamilton, ok, li possiamo andare a vedere quindi in pista. Più o meno dovremmo avere pista libera, vediamo, è il primo tentativo per Sainz, Leclerc, c'è anche Perez, si sta lanciando Verstappen. Che belli ragazzi, ma i sound secondo me sono veri. Si sono messi con le camere a bordo pista, non c'è verso. Vabbè, adesso i settori di Leclerc. Ah, i settori di Leclerc sono fucsia, meglio di Sainz, 26, no? Ma di pochissimo. Vediamoli alla seconda fotocellula, passerà prima Carlos. Potrebbe essere un 48 secondi, 43 secondi tipo, vediamo. Potrebbe arrivare adesso.
il secondo settore per Carlos. Dai Carlos, fucsia, 46, altro che 43 secondi, no. 46, ci arriveranno tra poco anche per... 46, sono lì, stanno facendo lo stesso identico giro, Sainz e Leclerc. Il primo a passare sul traguardo, all'ultima curva adesso è Carlos Sainz in... Vediamo se sarà già un 1.30 alto magari. Sì, 1.39, arriva Carletto, sul traguardo anche lui per firmare un 1. 38, davanti a tutti Carletto per adesso. Bravi, brave le Ferrari. Buona l'uscita subito, ha visto? Non abbiamo trovato traffico. Si rientra in box, mettiamo una soft nuova perché qua se le cose... Verstappen però si è messo in mezzo tra Leclerc e Sainz. Riconfiguriamo pure Carletto, ovviamente ci teniamo pronti a tutto. Vediamo situazione traffico adesso. Passano Gasly, la pista si gomma di più adesso. Sainz, mamma mia quanto è vicino. Sono tutti vicini, i primi tre. Poi Perez piglia tre decimi invece. È il momento di uscire, Carlos. Ci riprova subito con gomma nuova, senza traffico. Spero, anche se in realtà non lo sappiamo perché... usciranno adesso ancora, non è che fanno un solo tentativo. Esce anche Verstappen e allora è il momento di lanciare anche Leclerc per un'altra volta. Non si migliora Sainz, è terzo. Voglio andare a vedere allora Leclerc. Andiamolo a prendere, si deve lanciare però. Verstappen è prima di Leclerc in pista, eh? Andiamo a vedere Verstappen cosa sta combinando. I settori, non si migliora Verstappen. Non si migliora Verstappen. Non si migliora Verstappen. Non si migliora Carletto. Non si migliora nessuno. Mancano pochi secondi. Sainz è rimasto lì in terza. Non è riuscito a migliorare nel suo secondo tentativo. Vediamo Leclerc, ma forse... E dico forse... Vado a prendere Verstappen. Che è nel giro. Ah, eccolo, no, è partito adesso. Il giro, per la verità. Quello era di lancio. Dove sono i settori di Verstappen? Yeah, prendiamoli. È giallo anche il suo, non si migliora Max. Non si migliora neanche Leclerc, non si migliora nessuno. Era meglio prima la pista. Mancano pochissimi secondi alla fine della sessione. Verstappen non ce la fa, fare un altro giro, ma comunque non potrebbe. Arriva adesso. Nell'ultimo settore Max, fucsia nel settore centrale, attenzione, può fare un miracolo. Può fare un miracolo. Ci prova a farlo, per la verità. Perché poi quel giallo non sappiamo, magari è di pochissimo. Dai Carletto, dacci un bel settore centrale anche tu. Va a chiudere Verstappen. Questo è importantissimo. In uno. Ti prego. Niente, non si migliora l'ultimo, quindi rimane secondo. E pole position per Leclerc, che comunque non si sta migliorando. Non ci danno nemmeno il suo... Oddio, ha fatto fucsia alla fine, però 30 e 928, il migliore 30883. Quindi rimangono così. Leclerc, 14 millesimi Verstappen, 44 millesimi Sainz, sembrano i tre migliori, perché poi Perez segue a due decimi e la Q3 va via così. Bella! Eccoli qua, Charles Leclerc, pole position per il predestinato, con Verstappen lì nel mezzo a rompere i coglioni. Attenzione perché la gara... sarà tutt'altra storia da gestire. Difficile per noi. Speriamo che i piloti ci mettano del loro per aiutarci. Ferrari ha brillato nelle qualifiche e saranno sicuramente soddisfatti. Ferrari Red Bull. Ma la vera sfida sarà riuscire a mantenersi su questi livelli durante la gara. La prestazione della Red Bull nelle sessioni di qualifica fa ben sperare. Verstacchio, 14 millesimi. Il suo vero potenziale prima della bandiera a scacchi? È una serata nuvolosa con alte probabilità di pioggia. Quindi i team dovranno essere pronti a cambiare strategia in corsa. Quale squadra sarà riuscita a mettere a punto la strategia vincente per questo gran premio qui nel Bahrain? Mo vediamo. Plan A, plan A. Immagino che durante la gara ci sarà sicuramente, no? La possibilità di anticipare, di posticipare, di variare qualcosa. Mi sembra ovvio. È una serata nuvolosa, ma il meteo non dovrebbe riservare brutte sorprese. Meno male. Ecco Carletto in pole con Verstappen Charles accanto. Leclerc. In pole oggi. Vediamo se approfitterà della sua posizione in griglia. Però non fa gli occhi disperati. Carletto, va tutto bene. Sainz. È in terza posizione, giusto a un passo dalla pole position. Le scuderie sono pronte a partire. Speriamo.
Ci siamo! È il Gran Premio del Bahrain! Si accendono i semafori sui motori allo spegnimento, il via del Gran Premio del Bahrain, con buono spunto di Max Verstappen, che prova ad insidiare subito all'interno Charles Leclerc, che non è partito benissimo, viene anche sospinto un pochettino da Carlos Sainz, va a prendersi l'interno. Max Verstappen chiude, Leclerc di cattiveria, non è finita però, perché qua si va su e nel frattempo mi sa che Sainz ha perso la posizione. Bravo Leclerc, che era partito peggio di Max Verstappen. Sorry guys, nel frattempo Carlos perde la posizione sulla Red Bull di Perez. Vediamo il sorpasso, ma è stato abbastanza banale. È Sergio Perez. È che purtroppo ragazzi Sainz si è trovato un pochettino forse bloccato a sua discolpa dalla partenza non perfetta di Leclerc, che poi ha tirato una sterzata clamorosa per recuperare la posizione e rimettersi in testa. Vediamo un pochettino qui. Per adesso stanno viaggiando tutti con comandi abbastanza neutri, io però vorrei provare un pochettino Sainz. We can push a bit more. Hers su sorpasso. We can push a bit more. Perché Leclerc va bene in testa. Voglio capire se Sainz, che di batteria ne ha, impostandola sul sorpasso, può provare a riprendersi la posizione su Perez, più che altro perché abbiamo visto che Perez non ha il passo di Verstappen delle due Ferrari. Non vorrei che tenesse dietro, guardate, guardate, c'è già, vedi, un piccolo buco tra Verstappen e Perez che non mi piace. Allora secondo me Sainz ci deve provare, ancora non c'è DRS, va dall'esterno Carlos Sainz e prende la posizione sul messicano. Bravo Carlos, bravo Carlos, very strong out there, very strong, bravo. No, neutro, neutro. Bravo Carlos, attenzione, Verstappen ci prova. Carlos addirittura va ad insidiare Max Verstappen. Ma sapete che forse possiamo provarla questa cosa? Continuiamo a spingere un... bloccate. Di Vettel nelle retrovie. Carlos, mi ti devi mettere secondo. Credo in te. Head down. Okay. Head down. C'è Perez che rinsidia Carlos. Evidentemente rimesso su neutro non riesce a spingere molto. Vediamo se in questi primi giri, fino a quando non sarà attivato dal prossimo il DRS, Carlos Sainz riuscirà a combinare qualcosa su Max Verstappen e regalare una coppia di testa tutta rossa. Sainz, l'ho visto affacciarsi lì, prova il miracolo. Sainz, che sorpasso! Sainz, che sorpasso! Adesso mi vai qua di difesa e riequilibriamo un po' tutto, perché se sciupiamo tutto all'inizio non va bene, e soprattutto non mi attaccare Leclerc, per favore, anche se sei stato super bravo. Ora però potrebbero arrivare dei problemi, vabbè, l'abbiamo visto in diretta, non serve rivedere questo replay. Il problema sarà per Carletto, perché al prossimo giro ci sarà il DRS, allora... So we need to push for these laps. L'ingegnere di Leclerc mi fa morire, bellissimo da sentire. So deployed. Ecco. Purtroppo dal prossimo giro c'è DRS, ragazzi, quindi voglio che Leclerc provi a fare qualcosa, diciamo così, per... Rallenta le auto dietro, bello questo, vediamo che succede. Non c'è il team radio. Ma giusto un attimino, che voglio portare Leclerc fuori dal DRS e farvi andare tranquilli. No, però basta, dai, basta, perché sennò, poverino, lo ostacoliamo troppo. Vedo che Perez dietro ha già un gran margine, quindi no, non ostacolare più un cazzo. È bene così, Carlos. Finora Carlos ha fatto un grandissimo lavoro. Leclerc non ha dovuto fare altro che... Si gira! La sbinnata Sainz. Dai, però, perché ti fermi? No, è ripartito, ultimo. Ha fatto passare tutto il gruppo. Beh, questo mo recupera. Oh, ma Leclerc, wow. Perez ha passato Verstappen e Leclerc è a 3-6. Bene, godiamocela questa cosa. Ragazzi, sto facendo spingere Sainz per cercare di recuperare, quindi credo che lo fermerò prima, perché la rossa morirà. Poi vedremo se magari aggiungere uno stint con la media invece che doppia rossa. Vediamo, giusto un paio di giri però. Ci stiamo avvicinando alla prima sosta con Leclerc, che non è riuscito alla fine perché abbiamo spinto tanto nelle prime fasi, ma adesso Perez e Verstappen continuando a tirarsi con i vari DRS gli stanno lì attaccati.
facciamo quello che possiamo con la gestione di tutto l'ambaradan qui. Tra poco invece si avvicina la sosta per Carlos Sainz, che io farei al 15° perché abbiamo veramente spinto tantissimo. Infatti le gomme di Sainz sono molto più usurate di quelle di Leclerc. Attenzione qua, Leclerc ancora si difende. Carlos com'è? Dietro a questo gruppo, e potrebbe essere... In effetti se non lo passa qua, Leclerc continua a scaricare perché è in difesa. Metti accumulo, va. And charge button on. Charge button on. Ok. Vai tranquillo. E... pilota, tempi, telemetria. Finestra box attiva, quindi. Vabbè, siamo al 14°, adesso qua Leclerc rischia probabilmente di subire un sorpasso da entrambi? Non ci credo. Ma non è finita. At the moment you are P2. At the moment P2. Penso che se ne sia accorto che at the moment è P2. Tutti e due l'hanno passato. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, Sainz al prossimo giro si ferma, perché se gliel'ho messo, guardate qua, nelle strategie. Plan A, giro, no, 15, dobbiamo provare perché lui l'ha sbinnata all'inizio. Ora è 14°, nel frattempo curiamoci un pochettino di Leclerc, che deve cercare di ripassare Mr. Red Bull. Anche se Perez è in testa, il che va bene. Riduce il lift and cost, eh? Ci prova Leclerc. Verstappen intanto è passato su Perez, che non aveva DRS. Dai Carletto, passiamo anche noi Perez, eh? Una media nuova. Box in questo giro sale di una posizione per Sainz. Perché qua sta perdendo veramente tanto tempo. Torniamo, conferma Sainz, eh? Veniamo da Leclerc, che è all'attacco di Perez, con Verstappen che è rimasto terzo. Leclerc ha la sosta al 18°, quindi attenzione. Lo fa qui! No, che poi non ha il DRS però. Passiamo su difesa. Carburante c'è, meno 0,4. Buonissimo. Vediamo se Leclerc riuscirà a difendersi. Ne dubito per la verità. Infatti, nel frattempo arriverà Sainz per fare il pit, ma voglio vedere qua che c'è. Ancora uno stravolgimento con... no, Perez che conserva la posizione. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Su Verstappen. Ok. Vediamo il pit stop di Carlos Sainz. Che fa? Deve attendere qualcosina. Sainz. Si sofferma. Doppia sosta per le Red Bull. Spingi. Spingi tantissimo. Deployed. Spingi tantissimo, Carlè. Però ci... Forse ci dobbiamo andare a coprire adesso, però, ragazzi. Ci dobbiamo andare a coprire. 1.39.0, ultimo. Ha girato comunque più forte di Russell, per esempio. Pit lane per Carletto. Vediamo, ragazzi, come usciamo rispetto alle Red Bull. Qualcuno ha bloccato le ruote. Schumacher. Ok, pit stop veloce, senza intoppi stavolta. Sicuramente Verstappen è dietro. Bisogna vedere Perez. Bisogna vedere Perez. Arrivano lì, fianco a fianco. Perez davanti. Perez davanti, Verstappen dietro però. Ma Leclerc gomma un po' più fresca, eh? Va bene, teniamo il passo così, dai. Teniamo il passo così, ce l'abbiamo nel mirino, non importa. Qua Sainz ce la fa, attenzione, arriviamo sul momento buono per passare Tsunoda. Sainz passa 11°, il prossimo a quanto ce l'ha? Attenzione. 6 secondi. Vuoi riprendere la zona punti, Carlos, anche se la prima gara sfigata per lui. Una posizione. E mo vediamo Carletto se in questa fase centrale di gara riuscirà. Ce l'ha.
non ce l'ha. Speriamo col resto di riuscire ad andargli un po' via, finché Verstappen rimane un po' lontano da non rompere le palle. Dai, bravo Carletto, che passa! Va Carletto, in curva 1. Sorpasso di velocità sul DRS. Adesso abbiamo benzina per spingere un pochettino, gomme nuove, le pushiamo anche queste. Vogliamo cercare di scrollarci di dosso la Red Bull di Perez, che per fortuna non è quella di Verstappen, che è a 3 secondi da Leclerc. Questo è molto buono. Intanto Sainz recupera 2 secondi a Ocon. At the moment we are the fastest car on track. Giro veloce anche per Carletto, 1:36.7, bravo, bravo, scappa via, anche se con i DRS purtroppo Perez rimane sempre lì attaccato. Sainz si è fermato tanto prima, ragazzi, quindi hanno passato Leclerc. Faccio doppia media per Sainz. Invece Carletto rimane sulla soft nello stint finale, perché Carlos nel traffico deve cercare di recuperare. Decimo adesso, riuscito a prendere Ocon. Verstappen è scivolato indietrissimo rispetto a Perez e Leclerc, che se la stanno giocando. Anche con Leclerc stiamo spingendo tanto adesso, però con le gomme. Poi vedremo, vedremo cosa ci converrà fare. Sainz ha il prossimo obiettivo? Gasly, ma poi Russell è vicinissimo, anche Zhou può fare, può rientrare quasi in top 5 Sainz, se non ci fa più errori. Sarebbe un grande recupero dopo lo sbinnamentino iniziale. Bravo Leclerc, che intanto si è ripreso, ci dicono. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Vabbè, non lo vediamo, abbiamo capito dove. Dai Charlie, buttalo fuori dal DRS. Cazzo, quanto ha recuperato, eravamo un secondo. Perez 7 decimi, 8 decimi, dai. Charge button on. Copy. Sul rettilineo lo riprenderà. Mannaggia, ma non riesco ad andare via da Perez. Ragazzi, Verstappen comunque problemi, ci è volato 8 secondi. A meno che non stia gestendo per farci qualche sorpresa. Tocca giocarci. Tocca giocarcela con Perez, perché sennò gli distruggo tutto. Gomme, benzina. Adesso abbastanza lontano, non lo passerà. Difesa qui con l'ERS. L'abbiamo recuperato in quella staccatona. Mamma mia, tutto così. Fino al 40° più o meno, dove ci saranno nuove soste. Bravissimo Sainz, nono. Davanti sono in lotta. Invece Leclerc con Perez sta per arrivare a dei doppiaggi. Lì davanti quelli sono doppiati. Ma Perez e Carletto, Verstappen problemi, ragazzi, è scivolato a 11 secondi. Assolutamente problemi. Assolutamente problemi. Qua loro continuano a fare sto lavoro di sorpassi e contro sorpassi. Alla fine vediamo chi la spunterà. Veramente, cioè, si passano veramente tantissimo ed è difficile fare il gap per il DRS. Si spostano, eccoli qua, con le bandiere blu, i doppiati. Mamma mia, che paura lì. Perez pure a DRS. Prova Carletto. Just a reminder on DRS. No, 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 via. No, via, sto doppiato, dai. There will be charge button off. Dai, ma chi è? Latifi o Albon, uno dei due. Potenza Carlè, riprendilo, 9 decimi, oh. Vabbè dai, attaccato. Però che sfiga. Ci sta come cosa, però che sfiga. Nel frattempo Sainz è bravissimo, è arrivato a questo gruppo. Ma se mi riuscisse, mamma mia ragazzi, riusciamo a fare la seconda sosta davanti a questi qua. Abbiamo recuperato un garone. Un garone di Sainz che sta spingendo più che può. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Lì continuano a passarsi davanti Leclerc, Perez, inutile ormai anche andarli a vedere. Attenzione Sainz dall'esterno su Russell senza DRS. No, ti prego, non rallentare. Ok. È rimasto davanti Russell, ma qui Sainz si può provare. Il problema è che è un trenino. Lì davanti vedo Leclerc, sempre con 3 decimi su Perez. Rimangono lì. Dai Sainz, sorpasso adesso. Benzina ce l'hai al massimo e dai, un po' di più di aggressività di gomma. Dai, poi ti metto un'altra media, abbiamo capito. Head down.
Però me li devi passare, Carlos. Dove lo fa? Gran sorpasso di Carlos. Bravissimo, ritorniamo un attimino qua però da Carletto. Vediamo se ha bisogno di noi. Eh no, perché comunque non c'è tanto. Vabbè, adesso DRS sul traguardo. Mamma mia, ragazzi, il sorpasso di Sainz è stato bellissimo. Vediamo che combina ancora qua. Settimo. Può fare quinto. No, quarto. Quarto, perché c'è Hamilton pure. No, 21 secondi. No, è Hamilton da Verstappen. Sono 2 secondi e mezzo, Alonso Hamilton. Dai, Carlos. Leclerc è in testa, va bene così. Mezzo secondo adesso su Perez, ma tanto lì abbiamo capito che non cambia mai niente. Vediamo la strategia di Sainz, dai. Facciamo anche prima e gli mettiamo di nuovo la media. Aggiorna. Voglio fargli recuperare una gran gara, ragazzi. Leclerc sta facendo tutto da solo. Con Sainz stiamo facendo un rimontone pauroso. Molto bello. Veramente molto bello. Perché qua hanno tutti i DRS, si inseguono. Si susseguono dentro. Carlos guadagna un'altra posizione su Bottas. Passa entrambi gli Alfa Romeo adesso. È solo l'Alpino Nimirino che non ha DRS. Vediamo se lo passa subito. Non lo passa subito, ma bravo. Attenzione qua, Leclerc ancora alle prese con Perez. Verstappen, qualche problema per forza, perché scivola a 13 secondi. Incredibile la sua prestazione. Ma secondo me già dal pit doppio che hanno fatto qualcosa non mi convinceva. Qua sarà Leclerc e Perez, sono soli. Solo loro due fino alla fine. Sainz sta spingendo come un animale, eppure è bravo perché ha ancora benzina. Seguirei lui perché è lì alle prese. Bravo, con Fernando Alonso lo passa adesso. E adesso ci dobbiamo fermare però, Poi Giancarlos, Aggio. Media nuova. Box in questo giro. Pit confirmed box. Okay. Sainz nella pit lane. Chiaramente adesso riperde, ma gli altri dovranno fare una sosta. Io spero solo che non esca nel traffico. E buona la sosta. Magnussen dietro, davanti a quelli là. Bravo. Bravo davanti a loro. Bravo davanti a loro. Gomma nuova e spingere. Leclerc intanto che detiene il giro veloce. E farne qualcun altro. Sainz 1.35.643 si prende il giro veloce con gomma fresca. In rimonta Sainz deve attendere le soste alle sue... davanti a sé. Potenzialmente sta giocando per la quarta. Carlos Sainz è bravissimo. Dopo il testacoda iniziale, comunque è stato un errore, ma perlomeno gli diamo atto di averlo recuperato alla grande. Qua bisogna vedere un pochettino cosa fanno Perez e Leclerc, perché siamo all'inizio del 40° giro. Si ferma Perez e allora full push per Carletto. Assolutamente sì. Okay. Si ferma Perez, quindi box, box, box. Tu devi metterti cosa? Una soft quasi nuova con cui fare quella 15ina di giri. Intanto Sainz rimonta, Leclerc entra in pit lane. È forse l'ultimo momento chiave strategico della gara. Ok, niente attesa per Leclerc, buona la sosta. Verstappen si ferma intanto, ma non è più un problema ormai. Perez sta per varcare la soglia del traguardo. Vediamo il confronto all'uscita dai box tra Leclerc e Perez. Solo ruota a ruota, incredibile. Vediamolo, Leclerc mantiene la posizione con quel giro in più, velocissimo. Bravo Carletto. Adesso we should slow down. Okay. Giusto un po', perché comunque le gomme non erano neanche nuove. Ma qua ci danno, allora, pneumatici. Perez all'83% ha fatto un giro in più, anche le sue non erano nuove. Verstappen esce adesso 88, nemmeno lui ce le aveva nuove. Ricomincia la lotta. Però è bello che Verstappen sia finito a 17 secondi dalla coppia di testa, incredibilmente. Sainz invece attende il suo momento, l'ottavo, ma davanti a lui si devono ancora fermare tutti. Hamilton è già dietro, vedete? Era lui davanti.
Quindi Sainz, buono, potenzialmente già quarto. Slow down. Potenzialmente già quarto. Dunque, tranquillizziamolo. Grande lavoro Sainz dopo l'errore iniziale. Veramente straordinario. Qua da vedere Leclerc e Perez come finiranno. Ammazzate. Eccolo Sainz quarto. Tutte le soste effettuate e Carlos Sainz sale, risale in quarta posizione, lì dove gli compete Hamilton. Deve aver fatto qualche errore anche lui. È a 17 secondi da Verstappen, il quale è a sua volta a 17 secondi dalla coppia di testa. Sempre Leclerc Perez. Quindi vabbè, vai tranquillo Sainz. Io direi che più di la gara di Sainz è già finita. Dobbiamo concentrarci su Leclerc. Deve vincerla, assolutamente. Di Norris, interessante. Arriva il doppiaggio lì davanti di Ricciardo, attenzione. Attenzione, qui errore forse di Perez. Leclerc chiude un sorpasso dall'esterno. Ah no, perché ho visto il distacco. Guadagnando una posizione in gara. Ho visto un distacco a un certo punto salire sopra il secondo. Ecco qui il motivo. La squadra è assolutamente ecco qui il motivo. Forse Leclerc dà la zampata. Forse qualcuno è andato largo. Decisiva, vediamo. 1 e 3. 1 e 3. 1 e 4. Carletto guadagna. Mancano 5 giri. Mancano 5 giri. Sainz è arrivato a 14 secondi da Verstappen. Peccato che fosse così lontano. E peccato per lo spinning iniziale. Qualcuno perché questo poteva essere un 1-2. O comunque almeno un 1-3. Verstappen sul podio a culo perché Sainz si è girato, ma ha problemi perché è finito a 20 secondi da Leclerc. 1 e 6, Perez non riesce più a recuperare il margine dopo quel sorpasso. Siamo quasi alle fasi finali, 5 giri al termine, tutto scorre. 1 e 7 Leclerc, senza DRS è un'altra vita. Ultimi due giri. Avvisa però di aver perso parecchio grip, quindi attenzione perché le gomme sono abbastanza vecchie. Però Perez è a 2 e 1. Non dovrebbero esserci problemi. Non so se magari dargli un po' di benzina anche conservativa, che magari. And we need some lift and coast. Meno aggressiva, bravissimo Sainz che è arrivato a 12 secondi da Verstappen. Lo perdoniamo per l'errore iniziale. Leclerc ha anche il giro veloce attualmente. Va quasi per l'ultimo giro Charles Leclerc. Che gara signori, mamma mia. È pesante perché è una gara intera. Adesso vedremo come buttarla tutta quanta dentro in un video. Ma spettacolare, spettacolare. Facciamo una panoramica. Leclerc a 2 secondi da Sergio Perez, che ormai si accontenta direi con quel distacco. Verstappen a un certo punto si è spento, ha continuato a perdere. Sainz, buonissima la sua rimonta, quello davanti gli ha imboccato ovviamente. Hamilton quinto, qualche errorino per lui perché con l'errore iniziale di Sainz era quarto, ma ha perso tantissimo. And last lap. Ottimo lavoro di Bottas invece in sesta, poi Russell, Alonso, Zhou, Ocon, Gasly, Magnussen. Non ci sono tante battaglie qua per forse Gasly, Ocon per un punto. Però c'è attenzione, c'è stato un bloccaggio qui. Bloccaggio di Magnussen. Intanto 1.8 di Leclerc, che sta andando al traguardo con tranquillità, mi sembra di capire. 1.7 Perez, Leclerc cerca di non fare errore nel finale, le gomme sono veramente molto stanche. 1.6 Perez, meglio così che un errore, meglio così che un errore. Andiamo piano, va benissimo. Anche Perez non è che abbia proprio delle gomme fresche, quindi altrimenti ci avrebbe già preso. Perez a 1.6, seconda zona di DRS ovviamente senza. Sale di nuovo quasi verso l'1.7 il distacco con Charles Leclerc, che fa un'ottima gestione nel settore centrale. Si mette poi nell'ultimo rettilineo. Adesso dopo il curvone
un e mezzo Perez che comunque salva l'onore con una seconda posizione, distruggendo Verstappen, che però non può essere normale così, avrà avuto sicuramente qualche problemino. Ultima curva per Charles Leclerc, il predestinato vince la prima gara della stagione. Bravissimo, davanti a Sergio Perez, Max Verstappen completano il podio dei due Red Bull. Sentiamo? No. Perché bippi? Leclerc, incredibly difficult. Si aggiudica il gran premio. Manco troppo. Com'è il replay della vittoria? Arrivano così. Leclerc chiude per primo. Con Carlos, non va nemmeno sotto al muretto. Un risultato del genere, c'è una carriera costruita attraverso Carlos Sainz quarto, è un ottimo risultato però, perché ha recuperato da un errore. Tra l'altro, ragazzi, qua le sbinnatine, è vero che lui è stato educato, ha fatto passare tutto il gruppo, però minchia, si perde tanto tempo quando fai un lungo, un errorino, eh. Ha dovuto ricostruire Sainz, l'ha fatto alla grande Charles Leclerc, giro d'onore di festeggiamento, grande vittoria con punto aggiuntivo. E ha fatto anche la pole. Bravissimo, bravissimo. Pole, vittoria e giro veloce. Bravi tutti, bravi tutti. Vediamo i festeggiamenti. Eccezionale, eccezionale Carletto. Brava la Ferrari. La gestione malavitosa si fa vedere. Rispetto ai disastri attuali che si vedono. Questo podio è una bella istantanea. Bravo Carletto. Il coronamento del lavoro stretta di mano con i due della Red Bull, che alla fine hanno ceduto, chi prima chi dopo. Anche Perez non ne ha potuto più. Abbiamo visto il momento chiave e Leclerc vince meritatamente. Bravo. Per la Red Bull chiaramente sono lì lì, perché abbiamo fatto primo e quarto, loro secondo e terzo, quindi va bene. Però grandissimo Leclerc, che si prende anche il punto aggiuntivo. Ma ragazzi, che gioco spettacolare, posso dire. Entrate 4.6, 1.5 in uscita, quindi direi che da questa gara abbiamo guadagnato parecchio, anche perché avevamo degli obiettivi aggiuntivi, vi ricordate? Fighissimo. Beh, ragazzi, è stato un weekend inaugurale fantastico, fantastico per la squadra. Direi di sì. Vabbè, qua bisogna un pochettino andare a vedere, ragazzi, ma direi che ci dobbiamo salutare, perché devo capire come gestire questo gioco, che è fenomenale, unisce tutto quello che mi piace, cioè Formula 1, momenti di telecronaca, emozioni da tifoso e spettatore. Manca la guida, ma mi viene da dire che è il meno quello, nel senso che quasi quasi preferisco questo al gioco di Formula 1. Però vedremo alla lunga com'è, ecco, potrebbe anche essere un domani ripetitivo. Però bellissimo, ragazzi, bello, ti senti responsabile delle tue gare, delle scelte che fai. Oggi ne abbiamo fatte, direi, tutte buone, e non potevamo di certo evitare lo spinning di Sainz, però l'abbiamo recuperato alla grande, ripiazzandolo in quarta con una strategia un pochettino diversificata, molto buona. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, io vi abbraccio, vi mando un grandissimo salutone come sempre, soprattutto vi rinvio in descrizione, perché ci trovate il mio Instagram e tanti link utili. Ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere su sto gioco, gara strepitosa comunque oggi.